Nel mondo della scuola passata, ma anche in quella moderna, quindi quella contemporanea, era abitudine tra moltissimi ragazzi quella di definire il ragazzo o la ragazza con qualche piccolo problema, che magari avessero un entusiasmo di tipo congenito, definirli soggetto o soggetta. Il soggetto chi era all'epoca? Quando una persona andava a scuola negli anni 99, 2000, 2001, 2002, 2003, fino al 2004 circa. Il soggetto o la soggetta, ripeto, che erano quel ragazzo o quella ragazza molto timidi, molto timido, molto timida, quel ragazzo o quella ragazza che studiavano molto, studiavano troppo, che amavano, tra virgolette, mettersi in gioco, in discussione, che amavano farsi, tra virgolette, vedere. Il soggetto però, per un gruppo di ragazzi o di ragazze, era una entità fisica da, tra virgolette, annientare, da, tra virgolette, fare fuori, chiaramente solo a livello, diciamo così, morale, solo etico, non fisico, chiaramente, anche se il soggetto in genere veniva preso di mira e addirittura veniva bullizzato. Che significa bullizzato? Significa che un ragazzo o una ragazza viene vittimizzato e viene maltrattato da un gruppo di ragazzi oppure di ragazze, perché non tutti lo dicono, ma ci sono anche ragazze bulle che si divertono a fare bullismo non solo tra ragazze, ma addirittura tra ragazzi. Io conoscevo delle ragazze tempo fa che fecero bullismo nei confronti di un ragazzo semplice, tranquillo. Questo ragazzo aveva solo come unico problema, come unico handicap, come unica problematica quella di essere un po' in sovrappeso, e per questo motivo doveva essere per forza di cose bullizzato e quindi reso vittima del bullismo, piaga sociale ancora oggi presente in Italia, ma più in generale nel nostro pianeta, la Terra, terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole. Ripeto, il bullo purtroppo prende di mira il soggetto o la soggetta. Il soggetto però, oggi come oggi, non deve più esistere. Non voglio trovare nelle scuole italiane persone che dicono: ah, quello è un soggetto, ah, quella è una soggetta, perché siamo tutti uguali. Ci sono persone che hanno una loro personalità, ci sono persone che hanno un'altra loro personalità. È bene rispettare le persone per quello che sono. Ho un amico con dei problemi? Bene, non è morto nessuno. Ho un'amica con dei problemi? Bene, non è morto nessuno. Io per fortuna non ho amici problematici. Ma nel caso in cui avessi un amico problematico o un'amica problematica e il gruppo etichettasse il mio amico o la mia amica come soggetto o soggetta, lì credetemi che mi arrabbierei da morire. Diventerei una furia. Andrei lì, direi a questi ragazzi e a queste ragazze: bene, hai detto che un soggetto è una soggetta? Io, visto che hai detto questo, ti prendo l'orecchio, ti trascino e ti butto con la testa dentro al water dove faccio la pipì e la popò, quindi urina e feci. Poi vediamo che fai, perché etichettare le persone non è mai giusto. O anzi, ritiro quello che ho detto, bisogna trattarli allo stesso modo. Bene, hai detto soggetto e soggetta al mio amico o alla mia amica? Io ti dico che sei un deficiente, che sei un decelebrato. A volte la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, deve essere applicata, secondo la mia opinione. Io ragiono così. Tu mi fai un danno, tu mi dai una botta, mi dai una botta in testa, mi dai una pacca forte, un pugno, io ti ridò la stessa identica moneta. Io ragiono così. È un modo di ragionare sbagliato, me ne rendo conto, ma a volte ti ci portano e quasi viene impellente ed è impossibile non applicare ciò di cui poc'anzi vi ho disquisito. Bene, grazie per l'ascolto, grazie per la visione. Non intendo entrare nel merito, però dispiace vedere che ci sono ragazzi e ragazze oggi come oggi che si divertono a rendere bullizzato un ragazzo o una ragazza. Il bullizzato è colui che purtroppo è vittima di bullismo, piaga sociale del nostro pianeta. È sempre esistita e purtroppo il bullismo sempre esisterà. Un ragazzo deve essere accettato da chiunque. Basta con la discriminazione,
basta con l'insulto, basta con l'angheria e con la cattiveria gratuita. Volete prendervela con qualcuno? Prendetevela con chi ha le vostre stesse facoltà. Prendetevela con un coatto, prendetevela con una persona cattiva come chi è eventualmente cattiva. Questo non parlo chiaramente con voi, io parlo in generale, non sto parlando con te, o meglio con voi che mi state ascoltando e con te che mi stai guardando. Io parlo in modo del tutto generico e generale, senza prendermela chiaramente né con te né con gli altri utenti di YouTube Italia. Grazie di vivo cuore per l'ascolto, siamo tutti uguali, lesbiche, gay, trans, ragazzi disabili, ragazzi normali, ragazzi etero, tutti uguali, nessuno è diverso. Saluti, iscrivetevi, a presto.